Ciao a tutti, nuovo video recensione / prodotti che utilizzo di vari marchi. Ne ho selezionati qualcuno. Parto con quelli, non so se dividerò il video, farò tutto uno, però prodotti che uso di make up di vari marchi. In primis la Yves Rocher. Yves Rocher uso il Pure Light Nude Tint, il mio è beige 100, questo qui è il colore perfetto per il mio colore di pelle, mi piace moltissimo e mi piace molto anche Yves Rocher Le Balm Liquid, che è un liquid balm, sarebbe un luccicalabbra, colore pescatino rosatino, molto carino. Poi come BB cream, una l'ho dovuta, ne avevo preso due, una l'ho dovuta buttare perché era scaduta. Mi trovo benissimo con la So Beautic, la BB Cream Perfect Detente 5 in 1, e è la numero 01, mi sembra che sia. Questa è la 01 o 02, sembra la 01, e mi piace tanto, mi fa effetto fondotinta in crema, mi piace molto. Ho imparato a usarne poca perché almeno non mi si lucida. Se non usavo troppo mi si lucidava la pelle, invece usandone poca è perfetta. È un po' sporca perché la utilizzo molto. Poi di Benecos il mio liquid eyeliner preferito, questo qui, Natural Liquid Eyeliner, che io ho comprato, mi piace tantissimo, cioè si stacca sempre il tappino, è un po' problematico, è questo qui con le puntine in setoline, mi piace molto. Poi di Glossip sto sempre cercando la cipria, il correttore non li trovo nel Bottega Verde che ho io qui nella mia città, e ho preso il glitter eyeliner, eyeliner in glitter, quello argentato, però io vorrei prendere anche quello dorato, molto molto carino, lo consiglio, dura parecchio anche se è un eyeliner in glitter. E ho preso un Comfort Color Lipstick, rossetto nutriente cremoso, è molto molto lucidino. Io l'ho preso per provarlo, è molto molto lucidino, si vede anche dalla videocamera, è molto lucido, fatto a forma delle labbra, molto molto carino, molto cremoso nutriente, il pack è veramente bellino, e vi consiglio se vi piacciono quelli cremosini che vanno un po' ovunque. E questi erano pochi pezzi. Poi un altro marchio che mi piace molto, che aveva regalato mia mamma per Natale, l'Eufydra, che io mi avevo regalato questo all over, che è bellissimo, ha illuminante, bronzer, blush tutto insieme, poi la cella è grossa quanto il palmo della mano, quindi vi durerà parecchio. Eufydra la potete trovare in, ciao videocamera, in farmacia. Questa è la terra illuminante all over viso, molto molto carina. E poi sempre dell'Eufydra mi aveva preso l'Eufydra 5 secondi ombretto duo primer very water resistant, ah, anche del primer non lo sapevo, è utilizzato
però ha un colore sul violetto e un po' doratino, che se lo andate a tenere sull'occhio fa già effetto sfumatura dal più chiaro al più scuro. Molto carino, questo è sempre reperibile in farmacia. Passando a altri, un marchio che mi piaceva molto è la Deborah Milano, che io ho anche un'altra cosa, non mi sono dimenticata, se riesco a recuperarla, ce l'ho qua, una, penso sia la mia matita preferita, la Deborah matita formula pura, Deborah Milano, della linea Puro, è la nera, c'è anche, mi sembra, blu, verde, marrone, numero 01, e la matita è consumata, mi piace moltissimo. Mi piace molto anche il rossetto formula pura, lo 02, che è questo qui, molto più matte del Glossip, durano molto entrambi, però questo è molto più matte, anche se è idratante per le labbra. Poi, sempre parlando di labbra, il mio rossetto preferito è il 70 Dark Red, questo è della Debbie di qualche linea fa, veramente bellissimo, sembra marrone ma è un marrone violaceo, è molto molto bello, dura tantissimo, essendo un rossetto dura tantissimo. E della Deborah ho il grossissimo Fuzz with Pin Up della collezione Pin Up, questo arancionino molto carino. Poi, scusate, ma parlo di tantissimo l'occhio. I caso più belli in assoluto di Deborah sono questi qui. Io li ho con il pack vecchio, cioè anche quello bianco. Non so dove siano. C'era anche il bianco. Bene. Perdo già cose, fantastico. C'è anche il bianco di questi, che sono i Debbie Curl Casual Mega Eye Pigment Casual, che questo è il Emerald Green, che è verde smeraldo, molto, quasi ottagna, molto molto bello. Electric Blue, infatti è più usato di quello blu, aveva anche il bianco ma non so dov'è, fantastico. Maxi Col Casual nel pack nuovo, l'ho preso questa volta, me l'ha preso la mia mamma, viola violissimo, che non si vedrà, però è viola, sono sia all'interno dell'occhio sia fuori, durano tantissimo, sono veramente a lunga durata. Avevo anche il bianco ma non lo trovo, questo non mi fa molto piacere per niente, per niente, per niente. Ma poi salterà fuori anche quello, ma non lo trovo, è fantastica la cosa, mi sono accorta adesso. Poi, con la Deborah credo che abbiamo finito Daniel. Comunque io vi consiglio assolutamente i casual della Deborah, sono anche colorati, bianchi, neri, sono fantastici. E il rossetto, questo qua, non so se lo troverete, ma è fantastico. Poi, passando a Nive, Nive Cosmetics, che ho vari prodotti, scusate ma è pittica. Vari prodotti promossi e non promossi. Questo è Nebbia Fissante Makeup Setting Spray, quello con il pack
nuovo, mi piace molto, sia come primer sia come fissatore trucco, molto molto carino. Poi, sempre come primer, il bio primer per pelli miste grasse, quello con la confezione azzurrina, cioè quello per pelli secche, che la confezione mi sembra sia viola, è molto molto valido anche se è bio. Io sono molto attenta visto le mie allergie. Poi come fondotinta io ho il Neville Cosmetics Float Perfection Medium Warm. Purtroppo non è, la mia tonalità non è la medium warm, pensavo fosse questa, ma la mia sarà media neutra, medium neutra, quindi non so come poterlo schiarire, perché come fondotinta è valido, ma non so veramente come schiarirlo. Se avete consigli fatemi sapere, perché la fondotinta compatta in polvere è ottimo. Preso anche quest'anno questo, il Neve Cosmetics Star System Foundation, sempre medium warm, ma è leggermente troppo scuro per me. L'ho usato qualche volta, però che riuscirà a finire, però è veramente molto scuro. Penso di utilizzarlo come contouring, per non, perché come fondotinta è veramente ottimo, però ho sempre cannato la tonalità perché sono stupida. Poi mascara, uno dei miei mascara preferiti è Occhioni Natura Volume Mascara di Neve Cosmetics. Io tutto il marchio Neve Cosmetics lo prendo da Bio Boutique La Rosa Canina. Questo è veramente un mascara ottimo, volumizza per davvero le vostre ciglia, quindi consigliato. Poi rossettino Neve Cosmetics, la Due Baci, non mi ricordo, Virgin, che è bellissimo, sono stato dietro tanto tempo, mi piace molto. C'è sia il matitone sia per il sia il contorno labbra sia la matita rossetto, sporca perché è molto utilizzata, ottima. La pastello piuma white mi piace molto come per l'interno dell'occhio. Invece la Manga Brows Double Eyebrow Definer per le sopracciglia, la mia è la più scura, al suo spazzolino. Questa è la Mina, la mia dovrebbe essere Ebony, se non sbaglio, sì, Deep Ebony, la 1, molto buone, non buone, bene, non mi sono piaciute perché non scrivono, o sono fallate o veramente non scrivono. Sono questi due colori qui, che è la Confetto Lilac e la Cielo Turquoise. Non mi piacciono perché non scrivono una cipa. Non so come riutilizzarla adesso. Neve Cosmetics abbiamo finito. Arriviamo a due marchi che piacciono moltissimo, cioè Kiko e L'Oreal. Non sono bio, non sono antiallergici, però sono di qualità e sono medio low cost, quindi sono perfetti. Partiamo da Kiko. Kiko io ho, se riesco, vedi, quello di Deborah è finito qua. Il Debbie Col Casual Mega, eccolo qua, finito il mosaico. Io ho allora la Mixing Solution di Kiko per i pigmenti, e come pigmenti ho
quello marrone che è il 12, quello fucsia che è lo 03 e lo 09 che è quello nero. Per usare i pigmenti di chicco sapete che va usata la loro mixing solution, ok. Poi allora vediamo, sempre per occhi, sempre per occhi, l'avete visti in uno degli ultimi video, il Gold Wave Metallic Eyeshadow, l'ombretto liquido marrone della linea Gold Waves, e il Cream Crush Lasting Color Eyeshadow, lo 05. L'avete visti ultimamente, sono tutte e due, questo è più liquido, questo è in crema, ombretto liquido, ombretto in crema, questo è effetto metallico, questo è molto glitterato. Altro ombretto che mi piace moltissimo, il 211, non riesco mai a trovare quello champagne di questo, avevo trovato solo questo che mi piaceva, volevo prendere anche tipo nero, marrone, si è staccata tutta la cialdina, fantastico, eccolo qua, è questo, faccio anche lo swatch perché si è tutto spatarrato in giro. Molto swatch ho preso, voglio spatarrarlo, è 211 Long Lasting Wet and Dry della Kiko, che è questo colorino qui, che è molto bello, potete usarlo sia bagnato che asciutto, molto molto carino. Poi, passando al labbra, ho la Lipstick Palette Bleu Rouge Lèvre, la 01, non ricordo, che l'ho presa sul sito, non mi ricordo, la 01, sì, c'è anche la 02, è questa palettina di rossetti tutti nude, ho fatto un video apposta, c'è cioè sul mio canale, dove li sboccio tutti sulle labbra, è molto, per una come me che è sempre decisa per i rossetti, non li vuoi portare tutti insieme, porta via questa e a posto, poi è molto molto piccolina, cioè neanche un palmo di una mano, quindi la stiamo parlando. Poi mi piace molto la Invisible Lip Liner per fare il contorno delle labbra e evitare che il rossetto vi vada ovunque. Come lucida labbra, questo qui, il Kiko lucida labbra volume immediato, Instant Volume, non ha molto volume, però è quel color pescatino, non ho visto l'effetto volume. Il mio preferito però è questo, quello azzurro, dovrebbe sbiancare i denti, però a me piace perché dà i riflessi, molto carino. Mi piace molto perché idrata anche le labbra, questa labbra è molto bello, non so se bianca i denti. Le Kiko Double Touch vecchio packaging, perché le hanno ripackaggiate, io ho la, c'è un numero, la 115, la mia preferita, questo colorino malva rosa, e la 109. Volevo prendere altri colori perché sono veramente performanti. Faccio zoom con la mia faccia. Poi di pupa
ho salvato perché le trousse ormai sono ben scadute, quindi sono inutilizzabili. C'era un periodo che tutti gli anni mi regalavano per compleanno, Natale, Pasqua, sempre trousse della Pupa, ma io un po' perché se non le posso usare, un po' perché sono scadute, mi è rimasto questa qui con due luci da lampada e due ombretti con lo specchietto. Ogni tanto la uso, niente di... però mi è rimasta lei piccolina, non occupa spazio, era una mini trousse delle trousse, quindi è rimasta lei come superstite. Della Pupa avevo provato il Pupa Vamp, ma non piaceva, bocciato. Poi della L'Oreal ho parecchi prodotti, come marchio mi piace, cerco di dividerli per occhi, viso, ok. Per occhi ho la L'Oreal, la Palette Eyes Nude Berry, che l'avevo presa da volta con lo sconto, e questa qui, tutti i toni del nude, molto scrivente e molto duratore, mi piacciono molto, quindi ho voluto investire su questa. Come mascara il Paradise Estatic, L'Oreal Paradise Estatic, piace molto, lo paragono al Better Than Sex. Io non so perché non l'ho mai provato il Better Than Sex, però ci assomiglia molto a quanto dicono, però io l'avevo preso nella confezione che c'era questo insieme e una pochettina, quindi l'avevo preso insieme. Questo è molto molto buono, come il Paradise Casual Estatic, è il suo casual della linea Paradise Estatic, se lo vedete, eccolo qua, erano insieme con la pochettina e io l'avevo preso per quello appunto. Poi adesso volevo prendere anche il marrone, questo Superline Smokissime, che fa sulle labbra, sia sulle labbra, sugli occhi, con la spugnetta l'effetto smoky, mi piace molto. Io do una base di matita nera questo sopra e ho fatto l'effetto smoky. Poi per il viso sempre in offerta l'avevo presa, sempre da Tigotà, perché tanto fa l'effetto sul make up, la L'Oreal Infallible Total Cover, la palette di correttore, infatti questi due sono più utilizzati, neanche questo, piacciono molto, scrivono, non sono secchi come dicono e coprono tutte le magagnette. Poi c'è tutta la spiegazione dietro, quindi. Poi acquisto abbastanza recente il Accor Parfait Highlight, sarebbe gli highlighter, è la colorazione più chiara, mi piacevano, visto che erano tutti insieme, li ho presi, li ho pagati pochissimo in fiera di San Giuseppe, con lo specchietto, ciao, e con un pennellino. Però altro preferitissimo, perché è uno dei, visto ne ho pochi di fondotinta, però questo è più buono secondo me, è questa cialdina con, e qui c'è la spugnetta ma non sono finita, la cialdina del Accor Parfait Genius, che sarebbe primer, fondotinta, correttore e cipria insieme, in questo packaging molto carino e molto portabile perché è veramente piccolo, mi piace molto. Poi quest'inverno ho avuto la passione per le paint matte di L'Oreal, infatti ne ho acquistate diverse, acquistate in sconto sia su Amazon
sia dai pressup e da Tigotà. Io ho la numero, questa qua, la 213 Stripped Brown, questo marrone cioccolato, la 205 Apocalypse Red, molto carina. Queste sono più effetto matte, perché hanno il pack matte. La Lip Paint Lacquer, che forse è la prima che ho preso, però è effetto un po' più lucidino, ma è molto molto bella perché il marrone è scurissimo violaceo. Le faccio vedere in ordine di preferenza. Queste le ho utilizzate poco, ma da quanto ho visto sono valide, le voglio provare. Lip Paint Lacquer mi piace molto, anche se lucida. E i miei preferiti invece sono queste. La rossa è la 205 Apocalypse Red, la marrone è la Sib Brown 213, Lip Paint Lacquer Dracula Blood Liquid Lipstick 110. Ce n'è diverse di questi colori un po' più pazzi. Volevo prendere il nero, il viola, però mi sono accontentata di questa, che è più portabile. Ma le mie preferite sono le Lip Paint Matte 210 e 212. La 210 era Dead Lips, bella, labbra morte, carina. E la mia preferita è la 212 Nudist, che è questa qui, che io la uso spessissimo. Ultimo prodottino della L'Oreal, il L'Oreal Paris Dazzle, che io pensavo fosse un ombretto liquido, ma è un lucida labbra. Mettiamo su questo. Dai brillantini. Molto molto carino. Vi volevo far vedere che oltre alla, non dell'essere, ne avevo già parlato, però volevo aggiungere anche i pigmenti, mi piacciono molto, però io volevo aggiungere la Art Deco, che non so se la conoscete molto. Io l'ho conosciuta perché mia cognata le rivende nel suo centro estetico. La Most Wanted to Go Eyeshadow Palette La Trend, con questi colori qui, che vi fa vedere tutti i colori della palette. E la Most Wanted to Go Contouring Palette, questa è la 8, questa è la 4. Fa vedere anche i colori che ci sono all'interno, sono valide, hanno un prezzo medio alto, però sono valide, io ve le consiglio se vi piace come marca. Ho visto che è reperibile anche su Amazon, ma anche loro mi sembra che hanno il loro sito. E poi io uso anche l'avevo presa su AliExpress, quindi non lo so se la vera prima, ma non credo. The Manizer Sisters, non so perché non ho, mi sembra, ho visto quelle di Balm, è molto molto uguale, quindi non lo so, andrò da Marino a vedere se è uguale, però poi scrivono un sacco, se non sembra puttica, però non lo so. Questa è, non lo so, della De Balm, speriamo sia della De Balm. Non la uso molto, però è per avere una marca così. E niente, forse qualcos'altro, mi sembra, da qualche parte, sì, ho queste palettone prese su AliExpress, credo,
che io non uso moltissimo, però ho visto che questa è molto molto acclamata, che piace a molte. Volevo provarla con un primer, ovviamente, pagata pochissimo su AliExpress. Se volete prodotti puramente cinesi, poi una palettona di blush che uno ha regalato alla mia amica Elisa. Questi blush mi piacciono un sacco, io li utilizzo però non così sul viso, basta prima tutta la base, poi questi. Questo, che non ho avuto coraggio, sono i correttori, però li avevo presi quando non avevo molto make up, però non ho mai avuto il coraggio di utilizzarli. E l'ultima è la palettona di ombretti. Non è aperta una notte, però soprattutto la uso per i trucchi scenici, quando voglio fare un personaggio molto molto carina. E niente, questo era più o meno le marche che ho nella mia cassettiera, che vi ho fatto vedere praticamente un aggiornamento della cassettiera, però vi farò l'aggiornamento della postazione make up più in là, perché l'ho fatto recentemente. Spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, vi ho dato qualche spunto per comprare qualcosina. Io vi saluto, mando un grosso bacio, seguitemi sui social, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, un commentino fa piacere. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.